Fare esercizio fisico in gravidanza è un'attività molto utile per il benessere della mamma e del feto. In gravidanza avvengono molti cambiamenti da un punto di vista sia fisico che emotivo e fare attività fisica aiuta ad adattarsi a questi cambiamenti. Il tipo e la frequenza degli esercizi fisici dipende ovviamente dallo stato di salute della mamma e va concordata con il proprio ginecologo. I ginecologi della Mangiagalli sono disponibili nel seguirvi in questo percorso di gravidanza che va dal concepimento al parto ed oltre. Gli esercizi che vedremo sono stati validati dai nostri ginecologi e dalle nostre ostetriche. Sono tutti esercizi molto semplici e facili che potete eseguire in autonomia anche a casa e insieme al vostro partner. L'importante durante questi esercizi è che la mamma non senta mai né fatica né faccia eccessivo sforzo, ma insomma che li possa eseguire a sensazione a seconda di come sta, di come si sente. Sono molto utili perché servono a rinforzare il legame che c'è tra la mamma e il feto. Si possono fare esercizi molto semplici e facili anche in piscina. Oggi siamo qui con una mamma e vedremo gli esercizi più facili e semplici che si possono fare durante il terzo trimestre di gravidanza. L'attività in acqua e in piscina è sempre consigliata durante i 9 mesi di gravidanza, soprattutto durante il terzo trimestre. I vantaggi e i benefici che ne derivano sono moltissimi, soprattutto se la mamma ha un buon rapporto con l'acqua, si sente tranquilla e serena e viene con piacere in piscina. In questo video vedremo gli esercizi più semplici e facili che si possono fare in acqua dove si tocca. Tra i vantaggi dell'attività in acqua possiamo vedere un calo di peso percepito del nostro corpo, in quanto in acqua la spinta di Archimede ci permette di galleggiare e ci spinge verso l'alto. Questo facilita la mamma che ha il peso del pancione. I suoi movimenti, sono più facili in acqua e lei si sente meno impacciata e meno limitata e quindi lo può fare con più piacere. Inoltre, la pressione dell'acqua aiuta la circolazione, soprattutto degli arti inferiori, e ci fa percepire le nostre gambe più sgonfie e leggere al termine dell'attività. L'acqua, inoltre, ha un effetto massaggiante e rilassante sulla muscolatura, quindi facilita il rilassamento e il relax della mamma che la pratica. Un ulteriore vantaggio è che quando la mamma è serena e fa un qualcosa, un'attività, per il benessere proprio e per quello del proprio piccolo, ne risulta soddisfatta e quindi lo fa con piacere. Il ritorno sarà anche sull'umore e sul benessere psichico. Sarà bellissimo farsi massaggiare dall'acqua e cullare il proprio piccolo con i massaggi dell'acqua. Durante la gravidanza è possibile sicuramente nuotare e fare tutti gli stili possibili. Magari eviteremmo il delfino, che è quello un pochino più energico, ma dorso stile e rana sono possibilissimi. Lo stile sicuramente che si adatta di più è la rana. La rana sul dorso è abbastanza importante da eseguire. Un'altra attività che possiamo fare è sicuramente camminare. Queste due attività, nuotare e camminare, sono due attività aerobiche che servono alla mamma per il controllo del peso e anche per scaricare le tensioni. Ci sono alcuni consigli, alcuni accorgimenti per la mamma in gravidanza che frequenta la piscina, che magari non tutte conoscono. Per prima cosa, quando veniamo in piscina, cerchiamo di muoverci sempre lentamente sul bordo vasca, di compiere dei movimenti con calma, perché il pavimento potrebbe essere scivoloso e così almeno evitiamo problemi o di cadere. Seconda cosa, scegliamo le corsie, quelle esterne, che sono quelle dedicate per convenzione a chi nuota lentamente, chi è in gravidanza. E siamo sempre, allerta con chi nuotiamo, cerchiamo di mantenere sempre una distanza di sicurezza quando ci muoviamo. Un'altra cosa che potrebbe essere importante è che la temperatura dell'acqua solitamente in piscina è 28 gradi, quindi all'inizio potrebbe essere un pochino fredda. Però in realtà per la mamma è ideale perché non fa bene l'acqua calda né a lei né al suo bambino. Quindi appena entriamo ci muoviamo un attimo e subito ci sentiremo riscaldate. Questo esercizio può essere utile come riscaldamento, un esercizio più che altro aerobico dove utilizziamo gli arti inferiori. Possiamo utilizzare uno o due tubi galleggianti per aiutarci, per sostenerci. Consiste semplicemente nel fare gambe bicicletta con le ginocchia un po' divaricate per avere lo spazio per il pancione. Spingiamo sempre con le gambe l'acqua verso dietro. Per avanzare in acqua bisogna spingere grandi masse di acqua verso dietro, opposto alla direzione di avanzamento.
In questo esercizio siamo in piedi, dobbiamo spostarci su una linea divaricando e unendo gli arti inferiori. Dobbiamo combinare il movimento con quello degli arti superiori e quindi mentre scendiamo andiamo bene sotto con le spalle e torniamo su. Scendiamo e torniamo su. È un esercizio molto utile per l'interno coscia, per i muscoli adduttori e comunque tonifica un po' tutti gli arti inferiori e il corpo globalmente. Questo esercizio è un esercizio di nuoto adattato alla donna che è in gravidanza. Dobbiamo aiutarci con un tubo o due tubi per galleggiare e fare una gambata a rana sul dorso, quindi con la pancia in su. Posizioniamo il tubo sotto le braccia e cerchiamo di fare la gambata a rana e di muoverci verso dietro. Usiamo sempre bene la pianta del piede per spingere l'acqua. Un movimento sempre dolce e controllato. È molto utile soprattutto per la posizione, che ricorda anche un po' quella del parto, e per rinforzare i muscoli interno coscia, gli adduttori. In questo esercizio possiamo vedere quattro varianti di esercizi in galleggiamento. Il primo consiste nell'avvicinare e allontanare gli arti inferiori tesi col piede a martello. Quindi apro e chiudo e serve molto per irrobustire la parte dell'interno coscia, il muscolo adduttore. Secondo esercizio, gambe rana, quindi distendo verso l'esterno, unisco i piedi, piego le ginocchia, distendo verso l'esterno, unisco i piedi, piedi alle ginocchia. Perfetto. Terzo esercizio, gambe bicicletta con le ginocchia un pochino divaricate per poter avere lo spazio per la pancia. Ok. Quarto esercizio. Ho le ginocchia vicine, le allontano distendendo le gambe, arti inferiori belli tesi e le ritorno in posizione di partenza. Il piede bello a martello e spingo verso l'esterno. In questo esercizio siamo in piedi vicino al muretto, possiamo appoggiarci per essere più sicure al muretto, una gamba in appoggio vicina e si tratta di sollevare l'arto teso e piede a martello verso l'esterno. Facciamo qualche ripetizione, sempre un esercizio di tonificazione degli arti inferiori, soprattutto interno e esterno coscia. In questo esercizio siamo in piedi, divarichiamo un pochino le gambe, pieghiamo un pochino le ginocchia e dobbiamo da questa posizione scendere fin dove riusciamo con la mano che arriva al ginocchio e risalire. Rimango qualche secondo e risalgo. È un esercizio che serve per tonificare i muscoli obliqui dell'addome, quindi per rendere questa parte più stabile e tonica. In questo esercizio siamo in piedi, dovremo fare delle torsioni del busto. Ci aiutiamo con la coordinazione delle braccia. Posizioniamo un braccio in avanti e l'altro 90 gradi verso l'esterno e cerchiamo di fare appunto una torsione completa. Se pieghiamo le ginocchia, andiamo bene sotto con le spalle e avremo un vantaggio in più perché lavoreremo anche con le spalle. Ed è sempre un esercizio che serve per elasticizzare e tonificare gli obliqui esterni dell'addome.